Allora, mi raccomando, senza hating, senza sbraitare, perché poi la gente, io vedo anche parlando con i fan, anche in giro, che la gente è convinta che noi odiamo certi artisti, odiamo certe realtà, odiamo, noi non odiamo nessuno, quindi mi raccomando, cerchiamo di dire le cose in grazia di Dio, civilmente, perché anche se noi, tra di noi, abbiamo un umorismo becero e sboccato, magari tanti non lo capiscono e si offendono. Ti ricordi che poi anche con la gente, magari io faccio una battuta in più e si offendono, quando in realtà quando voglio offendere la gente, la offendo, non è che ci giro intorno. Quindi, tranquilli, puliti, divertenti, ma senza offendere, perché non vogliamo offendere nessuno. Lungi da noi. Me, come state? Ancora con come sta? Perché suoni la batteria? Vuoi essere il batterista degli Uomini Verdi? Quali? Sigla! 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 Mi chiamano di ma sai, sembravamo quasi due giocolieri che fanno una roba insieme. Davvero? Sai che quella come il, e ci è siamo strano attaccati. Che tu parli di giocolieri proprio in questo momento. Sì, perché oggi andiamo ad analizzare una realtà e degli artisti particolari e particolarmente dotati e famosi. Primo in tendenze. E giustamente, direi io. Sì, giustamente. Ha ragion veduta l'Italia. Elettra Lamborghini Mala. Sì. Mala, che comunque può essere anche il nome di una belva, no? Tipo Malesia, sì. Magari una tigre in un circo la chiami Mala. Mala, bravo, sì, la tigre Mala. Non penso così. Che abbia voluto inneggiare alla malavita Elettra, no, Lamborghini. Anche perché, ragazzi, Elettra Lamborghini è un personaggio di spicco. È anche abbastanza VIP e anche abbastanza economicamente stabile. Sì, non è certo, sì, ma non è certo una mafiosetta di quarto ordine. No, quindi assolutamente. Sicuramente non sarà un inno alla malavita. Lungi da lei e lungi da noi anche. Noi quindi, non vogliamo assolutamente associare il nome di Elettra Lamborghini a qualsiasi tipo di malavita, visto che lei non lo vuole assolutamente fare. Non penso, altrimenti non era però, qui ma era in galera. Ti devo ma dare una notizia. Cosa? Elettra Lamborghini entra in BHMG Records. BHMG Records mi ricorda, a proposito dei furamboli di prima, sì? Una cozzata, un agglomerato, un tendone? Non tendo, aspetta, voglio metterla bene. BHMG Record con i suoi artisti ha un grande pubblico di ragazzi, giovani e giovanissimi. Ed è una cosa fantastica intrattenere i giovani e i giovanissimi. Insomma, mi ricorda un po' le realtà del circo, no? La grande magia del circo, quella che diverte grandi e bambini, gli intrattenitori. Ecco, questi tendoni questo pieni BHMG di colorati, showman, sì. Palloncini colorati. Notate anche i colori fluo, sfera con la pelliccia rosa, Drefgold colorato, sembra un po' un pagliaccio. Ecco, questo grande tendone del circo BHMG Record. Adesso c'è anche la donna cannone. Perché? Perché ha in mano un cannone nel video. Sì. Un cannone nel gergo dei rapper è la pistola. Ma credo che lei spari flow. Flow spari e mit e rime. Flow e? Rime. Lapsus freudiano. Non mi inchiate. È all'apsus. Quindi con la grande magia del circo. Coglione. Adesso fa ridere il circo. È il circo. Il circo. Raga, il circo. Raga, ecco, BHMG potrebbe questo essere. Questo è lo sputo del cammello. BHMG potrebbe essere il circo della nuova generazione. Musicale. Musicale. Il circo dove musicale, più, va bene. Dove più bestie entrano, più bestie si vedono. E più è divertente. E fa più ribotto ridere, fa. Certo. E quindi ci alienta. A ogni entrata. è divertentissimo. Sì. Allora, Elettra Lamborghini. Elettra Lamborghini. Appena entrata appunto in BHMG sulla wave di Ghe Pequeno, che comunque ha quell'immaginario molto americano. Sì, sì, eh? Anche Ghe Pequeno. Vai. Anche Ghe Pequeno, bravi. Vai. Aspetta che metto subito la cassa, perché non vogliamo sbagliare, quindi no. Non vorremmo mai perderci niente di questa figata che andremo ad ascoltare. Mettiamo così, no così, ok? Tu. E io schiaccerei questo play. Vai! Mala, vedi il rispetto per le forze dell'ordine. Comunque fa vedere che sì, almeno sa ballare. Questo non è ballare. Ma la regia è stata affidata a Jake Furia? Quella dietro è la più brava. E lui gli dice: ma perché non vuoi confessare? Sì. Vabbè, ma Miguel twerka ovunque. La vita è una sola, io voglio twerkarmela. Cos'è lei? Una? Non esiste un ombre che me resista.
sapendo vomitare, te lo giuro. Bel di mare, non c'è un uomo che mi resista, dai. Ah, dimmi che è finita, te lo prego. Raga, è finita. Spara, spara. Sì, sì. Benissimo. Benissimo, quindi anche queste forze dell'ordine di New York, sì. Quindi il video è, credo che sia girato a New York, sì. Come diceva Ruggeri, la pronuncia, sì, di New York. Come io ho capito che la vita è una sola e io voglio finire i miei giorni in cella, in manette, a 20 anni, perché così non mi godo. E non twerkando in giro? Cosa twerka in cella? È partita a twerkare sul volante. Te. Twerkava vicino, esattamente, stranamente, esattamente vicino... Mi è piaciuto. Ho avuto paura che scorreggiasse. Te lo giuro. Twerkava all'inizio, sì, sul lampeggiante. Sì, io l'avrei fatto tipo, sai, col green screen? Che twerka tipo sugli anelli di Saturno. Sulle piramidi. Allora, sul Monte Rushmore. Noi abbiamo capito che la vita di Elettra Lamborghini è twerkare. E twerkare. Twerkare. Ma però è mala. No, è mala vita. No, no. Aspetta, ho capito. Questo era un inno contro la censura bigotta, perché tu vuoi proibirmi il sesso dicendo che è peccato. Io sto solo ballando, twerkare è molto difficile, usi un sacco di muscoli. Tu bigotto mi censuri perché dici questo è un ballo peccamonoso e quindi malandrino e quindi è paragonabile. Ci sono. Quindi è paragonabile a una cosa illegale. Ci sono. Bravo, bravo, adesso siamo spaccato. Quindi non sta dicendo io voglio e vorrei tanto essere una malandrina. Bravo, con la pistola. Lei sta dicendo tu bigotto ascoltatore. No, ascoltatore, tu censura bigotta e proibizionista. Ma non è rivolta alla... No, quindi è oltre. Stai zitto. Ce l'ho. Il circo, sì? BHGR. Nel circo però c'è anche la denuncia sociale. Elettra Lamborghini cosa vuole esprimere? Dice tu bigotto, c'è una censura, sì? Bigotta censura, ben pensante, dici che ballare è peccaminoso, quindi illegale, malandrino, okay. E io con questo video ti dico, tu mi stai mettendo alla stregua di quelli che fanno veramente le rapine. E allora lei nel testo dice, ah, non c'è uomo che... E allora lei giustamente dice, certo. Ah sì, allora ti faccio vedere se ero veramente una malandrina, quanto per cavolo. Fermo. Adesso voglio che mi segui questo mio ragionamento, perché secondo me è molto serio. Tutta la questione del circo, del circense, della sì, denuncia sociale, si può associare a Mezzo Sangue, che anche lui fece denuncia sociale col circo. Quindi si può dire che Elettra Lamborghini meglio di Mezzo Sangue, sia a livello di Mezzo Sangue, se non meglio, perché se comunque Mezzo meglio... Sangue io non l'ho mai visto ballare. Bravo. Lei canta e balla. Comunque c'è una cosa in più. Secondo me in più Mezzo Sangue è sempre lì da solo. Bravo. Lei è Sfera, bravissimo, gli altri di BHMG, tutti colorati, circhi, pagliacci. Cioè viene appoggiato appunto il suo operato e quindi la sua denuncia sociale a gente che riesce, sì, con la possibilità economica anche, a difendere dagli attacchi, esatto, dei ben pensanti. Esatto. Quello che non capisco, sì, o quello che meglio capisco solo in parte, è per quale motivo è prima il intendenza. Video, no, a parte prima intendenza, perché ovviamente con una denuncia sociale così, così ampia, forte e così impegnata, e ovviamente... ma poi anche con delle capacità, cioè artistiche non indifferenti, cioè ma stiamo parlando così di una persona. Io ho provato che a toccare tutto il video, hai fatto visto, twerking, hai appunto, visto la differenza, quella appunto, è una professionista, cioè, la prima la prima posto in tendenza è ultra meritato, perché sì, con la difficoltà uno di twerking in tutto il video, quindi abbiamo 2 minuti e 56 di twerking. Ti fai puro, un culo così, eh. Puro. E il fatto del denuncia sociale. Della denuncia sociale che è violenta, perché sì, sì, come potete vedere c'era lei in polizia. Adesso c'era proprio un vecchio proprio film uscito, anni 50. Proprio adesso che è uscito il film di Cookie. Sì. Della polizia. Ma addirittura che... c'era un vecchio film anni 50, periodo rock, rockabilly, dove sì, c'era una città di conservatori protestanti che avevano vietato il ballo proprio a livello dei, i ragazzi si trovavano a ballare il rock and roll di nascosto. Hai capito qualcosa? Non... Ragazzi, scrivete qua sotto, le vostre madri sicuramente l'hanno visto. Era un film molto bello, forse c'è Steve McQueen, non vorrei dire cavolate. La cosa che mi chiedevo io, il video ha 1.110.349 visualizzazioni ed è uscito esattamente 19 ore fa. Ma quella è la magia del circo. Sei mago e fai il circo senza magheggio, senza magia. Raddoppiamo i numeri che si farebbero normalmente. È il mago del circo. Sono partite le campane. Io a questo punto direi che possiamo chiudere qua questa bellissima reaction. Prima di salutarvi vogliamo fare gli auguri e i nostri migliori auguri a questo grandissimo circo, sì, equestre, mediatico, anche, che sta diventando...
è brutto circo mediatico. No, no, circo, perché artisti, funamboli, circo mediatico, maghi, nel senso che non è un circo pagliacci, vero e proprio, non è un circo vero e proprio, clown. È un circo mediatico. Sì, no, non volevo dire pagliaccio, volevo dire clown, clown, solo che no, in no. italiano è pagliaccio, però pagliaccio può essere offensivo. Clown, nel senso che fanno ridere Bravo. I bambini, fanno divertire i clown, adoro. Bravo. Il pagliaccio Barzotto! Questo grosso circo mediatico faccia successo perché portando cose di questo tipo di qualità riusciamo ad avvicinare i ragazzini anche più giovani a una cosa importante come sia, come la denuncia sociale. Ma soprattutto non pensate che perché la ragazza twerka allora è un oggetto sessuale. Non è che ti sbatte il colu in faccia e la patacca in faccia tutto il tempo e allora tu la devi guardare come un arrapato. Attenzione, cerchiamo di distinguere. Una che fa così e si veste così non è che lo fa perché deve far arrapare te. O perché è un oggetto sessuale. Non devi trattarla come quella che vuole sembrare essere. Attenzione. Se no sei uno sporco, maschilista, sessista, sciovinista, brutto. Senza no, cultura. No, no, senza cultura. Raga, migliori auguri a tutto questo e i meritatissimi 1.100.000 di visite. Speriamo altri milioni come questi. Sì, eh? Altre campane che suonano per festeggiare il raggiungimento degli obiettivi di una vita di una vita che a toccare. Bravo. E niente, ciao. Ciao.